Ciao a tutti, ciao a tutte. Oggi un nuovo video unboxing e review e swatching con me a proposito di questi nuovi acquerelli che avete già visto in un mio video haul. Avevo acquistato questo set da 12 colori fine acquarelle di Le Franc en Bourgeois e oggi lo andiamo a vedere, lo apriamo. Apriamo tutti i colori, li proviamo, li swatchiamo e vediamo se sono utili a poter ottenere dei risultati buoni con la pittura. Li ho pagati 11 euro più IVA, erano in offerta, quindi non so adesso quanto costano. Il motivo per cui l'ho comprato soprattutto è per la scatolina in plastica nella quale questi colori sono contenuti, perché mi sembra una scatola molto utile, portatile, leggera. Mi sembra, dico, perché non l'abbiamo ancora vista assieme, la valuteremo, perché comunque quando si va in giro si vuole portare dietro i colori ad acquerello, si ha sempre bisogno di una confezione che sia pratica, leggera, che possa rispondere a tutte le nostre esigenze, soprattutto perché quando si è in giro non si ha la possibilità di poter poi risolvere eventuali problematiche create da un prodotto non completo. Ma bando alle ciance, come dico praticamente in ogni video, e passiamo subito ad aprire questa scatola, che è molto semplice, ha una bellissima, un bellissimo disegno della Torre Eiffel sulla parte frontale. Dietro ci sono le istruzioni su come utilizzare il prodotto, ci sono elencati i 12 colori, vedo che ci sono tanti gialli, tinte neutre, sicuramente sembra che la scelta dei colori sia stata fatta in base a, diciamo, un tipo di pittura all'aperto, quindi chi porta dietro con sé questo set per dipingere la natura o comunque quello che si è attorno, perché vedo appunto con tutti questi gialli, colori naturali, la possibilità di mixare tutte le varie tonalità che sono presenti in natura. Comunque apriamo la scatola da qui. Molti di voi ricorderanno che da questa scatola qui, molto semplice, non c'è niente dentro. Ecco qui la scatola che è in plastica, si vedono quattro zone per mixare i colori, per mescolare i colori, e poi sul retro c'è l'anello che serve per poterlo infilare nel dito, per poter reggere meglio quando si dipinge all'aperto. Di solito lo si mette in uno di queste due dita a seconda della praticità, perché così, aprendolo, si possono usare le dita superiori per poter reggere meglio la scatola per le mani. Come potete vedere, già qualcosa è andato storto, ma ne parliamo più avanti. Adesso tiriamo via appunto queste barre che servono alla suddivisione dei colori. Nella scatola ce ne sono solo 12, ma c'è posto per altri 12 mezzi godet, oppure potreste acquistare dei godet grandi e quindi ce ne andrebbero esattamente 12, che sono più che sufficienti, e potreste usare dei pennelli più grandi, ma essendo un set da viaggio forse i mezzi godet sono più indicati. Allora andiamo subito a togliere questa plastica trasparente dai nostri colori. Allora, vi dico cosa c'è sul godet. Allora, c'è il nome del colore in due lingue, in inglese e francese. Questo è giallo ocra, e poi ci sono vari codici e non ci sono informazioni sui pigmenti contenuti né sulla resistenza alla luce, eccetera eccetera. Allora vado ad aprire velocemente tutti
e godè. C'è solo questa plastica trasparente. Qualche secondo di ASMR. Ok, buttiamo via questa plastica. Allora usiamo la scatola per mettere in ordine i godè. Allora, chi di voi ha già visto il video dell'unboxing di quando ho fatto il haul saprà che ho usato il godè dove c'era dentro il bianco per mettere il Payne's Grey della My Mary Blue in un altro set, quindi il bianco è senza godè, ma poco importa perché io davvero non lo uso per niente. Giallo limone, giallo di cadmio, ma non è vero cadmio per fortuna. Rosso di cadmio, ma è sempre una hue, non è il vero cadmio. Poi c'è lacca purpurea, blu oltremare, intense blu, che poi sarebbe ftelo blu. Tra l'altro si chiama uguale a come li chiama la Cotman, Winsor & Newton Cotman, quindi non vorrei che fossero anche gli stessi pigmenti o la stessa qualità. Questo è verde ftelo green, quindi verde una hue del Viridian, che anche loro lo chiamano così. Questo è giallo ocra, abbiamo detto. Poi abbiamo terra di Siena e ambra bruciata, Payne's Grey e il bianco che lo abbiamo qui. Allora, praticamente come funziona questa palette? Ci sono questi divisori, questi due vanno nel centro, questi invece vanno agli estremi, quindi prima qua, poi qua, poi ci vanno altri quattro colori e ancora aggiungiamo un'altra barra e poi qui ci andrebbe anche il bianco e poi il tutto viene chiuso e tenuto fermo dall'ultima barra. Ecco, questo è come si presenta la scatola chiusa completamente. Vi faccio notare che le interruzioni sono più larghe di un mezzo godè, perché così potete mettere un godè intero della misura standard. Anzi, adesso ne prendo uno, vi faccio vedere. Questo è un godè grande Winsor & Newton, tinta neutra, e però tiro via questa barra, ok, ecco, queste barre tengono fermo il godè. Tra l'altro con i godè interi è tutta un'altra cosa, penso che userò questa palette per altri colori con i godè interi e questi, non lo so, andranno a finire da qualche parte, ma non di certo, non credo che saranno utilizzati, resteranno inutilizzati, forse come quelli della Cotman li darò a qualcuno che magari ne farà un buon uso. Allora passiamo subito con il vedere come sono fatti questi colori. Ho preparato questo foglio dove ho già predisposto i 12 spazi per i 12 colori e adesso li guardiamo subito assieme. I godè sono un po' secchi, quindi li spruzzerò un po' con l'acqua usando
questo contenitore spray ecologico che ho preso da Muji, da 30 ml, in realtà ce n'è anche uno da 15 ml, penso che comprerò anche quello da 15 ml perché per andare in giro è più comodo quello da 15 ml. Allora, abbiamo dato una bella bagnata ai colori, facciamolo anche con il bianco, bene, lasciamo agire per qualche minuto, ok, penso che sia passato del tempo più che sufficiente. Allora, i rettangoli sono 5x3 e sto usando un pennello della Escoda Versatile nella misura 8. Se avessi avuto uno piatto lo avrei preferito, ma questo va più che bene, è il mio praticamente pennello più usato. Il colore è molto secco, è molto asciutto, quindi se vivete in un posto molto umido questi colori sono adatti anche per voi, soprattutto per voi, perché non vi danno problemi, mentre nei posti secchi diventeranno ancora più secchi. Diciamo che fino adesso mi sembra che i colori siano identici ai Cotman, sia per scelta dei colori contenuti nel set, sia la quantità di colore che si riesce a prendere dal Godet, che come avete visto, nonostante ho bagnato in precedenza, rimane difficile prelevare il colore, ma vediamo poi cosa succederà quando saranno asciutti, tipo di colore avremo. Al momento mi sento di dire che la scelta dei colori è abbastanza standard, come giusto dicevo all'inizio, è un po' strana la quantità, cioè la presenza, un po' diversa più che strana, la presenza di così tanti colori che si possono, diciamo, racchiudere nella categoria giallo, perché abbiamo due gialli, giallo limone e giallo di cadmio, abbiamo l'ocra gialla e poi abbiamo anche la terra di siena, e sono davvero, terra di siena e ocra sono davvero molto simili come colori, quindi sinceramente avrei preferito più che ci fosse stata la terra di siena bruciata invece che la terra di siena e basta, perché mi avrebbe dato una terza colorazione, questa più chiara del giallo ocra, quella un po' più aranciata della terra di siena bruciata, e poi ci sarebbe stata l'ambra bruciata. Quindi la prima cosa che ritengo che non vada bene è questa, escludendo anche il fatto che ci sia il bianco, che veramente ormai sembra una caricatura, perché nessuna persona che dipinge l'acquerello usa il bianco. Se lo usa, lo si usa per gli accenti, ma a quel punto si usa dell'inchiostro indelebile bianco, oppure gouache bianco, non l'acquerello bianco. Comunque, abbiamo messo il blu oltremare, adesso stiamo mettendo il blu primario, blu intenso, così chiamato. Col blu oltremare ho fatto molta fatica a prendere il colore, stessa cosa anche con il magenta. Adesso abbiamo Viridian, che poi non è vero Viridian ma è Phthalo Green, verde Phthalo. La carta sulla quale sto dipingendo è
Canson Mix Media, 200 grammi, non è 300 grammi, ma di solito queste prove qui le faccio sempre su questa carta. Giallo ocra è davvero opaco, lo si nota subito, è veramente sporco, granuloso, un po' come tutti i gialli ocra, ma esistono delle varianti più trasparenti, ma di certo non nei set da 11 euro. Ecco, questa è la terra di Siena, che io di solito preferisco al giallo ocra perché ha la stessa tonalità ma è molto più trasparente, e quindi se proprio devo usare questo colore preferisco usare la terra di Siena naturale. Passiamo al colore successivo. Sono davvero molto simili, davvero tanto, ai Winsor & Newton Kopman. Tra l'altro anche il mezzo Godin è fatto di quella dimensione particolare che solo Winsor & Newton usa, che crea un sacco di problemi quando si vuole passare da un brand all'altro, perché se si usa i contenitori di plastica della Winsor & Newton ci stanno solo i loro Godet e quelli di altre aziende non ci stanno, nonostante vengono considerati Godet standard, ma hanno una misura piuttosto particolare, anche più piccola direi rispetto agli altri. Una piacevole sorpresa è stato scoprire che in questo set, anziché esserci il nero, c'è il Payne's Grey, che è un colore che io adoro. Tra l'altro questo Payne's Grey è molto meno blu di quelli ai quali sono abituato. Di solito hanno la tendenza ad essere blu. Comunque è molto interessante l'inclusione di questo colore anziché il nero. Penso che forse questo sarà l'unico colore che cercherò di utilizzare, e poi vabbè, facciamo in modo che anche il bianco abbia il suo spazio. Come vedete, potete vedere solo sulla linea nera, è abbastanza opaco, ma adesso aspettiamo che si asciughi per vedere quanto di questa opacità resta e quanta invece va via. Vorrei provare a fare un test della dispersione, vedere quanto si muovono questi pigmenti. Proviamo con il blu oltremare, proviamo con il magenta. Allora, vediamo anche che, come al solito, manca un viola e, ripeto, sicuramente è un set che è stato pensato soprattutto per dipingere all'aperto e quindi scene di natura, e questo lo si vede proprio dalla grande presenza di gialli e tinte neutre che, mescolate tra di loro, possono coprire l'intero spettro o una buona parte dello spettro dei verdi che ci sono in natura, da quelli più gialli freschi a quelli più spenti e più da tonalità di sottobosco, che si possono creare appunto mescolando terra di Siena naturale o giallo ocra al viridiano oppure con uno dei due blu. Proviamo a vedere la neutralizzazione tra su come ottenere degli altri grigi diversi da questo Payne's Grey, che mi sembra quasi più nero che un Payne's Grey, sembra quasi nero che è stato chiamato Payne's Grey. Comunque
che di solito non è mai così nero il paint spray, tende sempre tanto all'azzurro. Anzi, adesso ne prendo uno, vi faccio vedere la differenza. Ecco qua, questo più o meno, quasi sempre, è come si presenta un paint gray, e devo dire che questo è molto più simile al nero che al grigio, però non mi dispiace, è molto opaco. Adesso lo vediamo meglio tra un po' che si è asciugato. Dicevo, proviamo a creare un po' di neutralizzazione tra i colori presenti. Prendiamo il magenta, prendiamo un po' di verde, vediamo il grigio riusciamo ad ottenere. Allora, mescolando il magenta e il viridian o il telo green, riusciamo ad avere un grigio molto intenso, simpatico, non mi dispiace, ma bisogna veramente lavorare tanto sui godè, però, per tirar fuori questo colore bisogna davvero grattucchiare. Adesso prendiamo invece blu oltremare, e al blu oltremare aggiungiamo l'ambra bruciata. Questa accoppiata di colori mi dà sempre un grigio molto interessante, che io adoro, molto bello, più di quello che viene fuori tra la terra di Siena bruciata e l'azzurro oltremare. Preferisco più l'azzurro oltremare con l'ambra bruciata. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere con questo arancio. Vediamo se riusciamo ad ottenere, perché sembra abbastanza intenso come colore, forse con un blu primario, mescolandolo con questo, magari riusciamo ad ottenere un nero. Direi di sì. Molto bello, tra l'altro. Sì, neutralizzano perfettamente. L'unica cosa che ci manca sono i neutri fatti con il viola e il giallo, ma direi che tutto sommato ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti di questo set. Volevo provare, visto che abbiamo ancora un po' di spazio, volevo mescolare il giallo limone un po' di magenta e un po' di blu, per vedere se riusciamo ad ottenere un colore adatto per la pelle caucasica. Questo è un po' gialla, vediamo, aggiungiamo ancora un po' di rosso. Oh, direi di sì, riusciamo a farla ancora più chiara. Sì, direi che si riescono a tenere delle tonalità utili anche per eventualmente dipingere la pelle, ma che dire, come lo troviamo questo set? Allora,
innanzitutto opacità. Allora abbiamo quasi tutti i colori rilasciano un po' di film colorato sulla banda nera, tranne il blu oltremare, il ftalo blu e il ftalo green. Gli altri in diverse quantità rilasciano un po' di film di colore, un po' meno il magenta rispetto agli altri colori, però direi che sono tutti abbastanza, si possono considerare tutti semi, quasi tutti semi opachi. La selezione dei colori è interessante, un po' diversa. Non mi convince, anzi mi sembra una presa per i fondelli chiamare il nero Paints Gray, perché questo qui non è Paints Gray. Quindi, come al solito, ci sono due colori inutili per gli acquerelli in un set, ma appunto si possono tirar via i Godet i colori dai Godet e potete comprare dei tubetti di colori vostri preferiti, e vi consiglierei appunto il viola e magari anche un rosso intermedio tra questi due. Toglierei il giallo ocra perché è davvero opaco e farei con questo, e al posto del giallo ocra magari prenderei la terra di Siena bruciata, così sicuramente ci sarebbe un set molto più equilibrato nella presenza di colori. I colori però si neutralizzano anche abbastanza bene, quindi il magenta con il verde, abbiamo visto che ci ha dato questo bellissimo grigio, abbiamo visto anche che il blu oltremare e l'ambra bruciata ci danno questo grigio stupendo, e abbiamo visto che addirittura questo arancio, questo rosso aranciato e lo ftalo blu riescono a neutralizzarsi perfettamente e in un buon risultato. Mescolando tutti e tre i colori primari, giallo limone, ftalo blu e magenta, siamo riusciti a creare anche tre tonalità diverse di colori della pelle caucasica, e ovviamente aggiungendo l'ambra potreste oscurirla per le tonalità di carnagione più scura o afroamericane, o usare più rosa per eventualmente aggiungere il blush sulle guance o nelle parti dove ci sono più capillari, che sicuramente saprete quando la pelle ha una maggiore concentrazione di capillari risulta più rosea. Detto questo, vogliamo investire 11 euro più IVA per questo set? Nel senso che se la scelta è tra questo e Winsor Newton Cotman, nessuno dei due è al top, nessuno dei due è talmente in basso, ma questo perlomeno ha la scatola un pochettino più grande, si ha la possibilità di intercambiare con i Godet di dimensione intera, e ha più spazio per mescolare colori ed è quindi più personalizzabile, quindi a parità di prezzo prenderei questo molto più volentieri, anche se quello della Winsor & Newton Cotman è molto più compatto, lo si tiene davvero in una mano, e perché per chi si muove tanto, chi piace andare in giro, sicuramente è più pratico da dipingere. Per quanto riguarda la selezione dei colori, togliendo il bianco e il nero, gli altri vanno più o meno bene, si possono ottenere qualsiasi colore nello spettro che abbiamo in natura e non. Resto sempre dell'idea che investendo nei singoli colori si faccia meglio, e quindi vi consiglierei più che altro di investire in un set di primari della St. Petersburg White Knights, per esempio, oppure investire nei colori singoli della Roman Schmoll, che sono entrambe
davvero di ottima qualità, sono una linea professionale e con i soldi di una scatola di queste riuscite a comprare per entrambi i due i brand, sia per i White Knights che per questi Roman Schmoll, riuscite a comprare almeno 4 colori di base in Godet grande per poter cominciare a dipingere. Vi posso assicurare che c'è una grandissima differenza nel dover raschiare il colore per poterne ottenere una quantità decente da questi mini Godet secchi, che invece prelevare il colore da un full pan o da un Godet intero come questi, dove veramente la qualità del colore è eccellente. Poi ci sono sempre le offerte, ci sono i siti dai quali potete acquistare in offerta. Mi raccomando, approfittate sempre delle offerte e se avete già una scatola in metallo dove poter contenere, vi consiglio sempre di comprare i colori singolarmente e comprarne di volta in volta quelli che più vi piacciono. Un Godet intero di questi può durare anche 2 anni, quindi avete tutto il tempo di familiarizzare con un colore prima di decidere di comprarne un altro. Vi ricordo che io comincerei con i 3 primari: giallo limone, magenta, phtalo blu, che è il blu primario, e poi aggiungerei un burnt sienna, perché così vi aiuta a creare altre tonalità. Se poi avete ancora altri piccoli risparmi, potete aggiungere un altro colore. Vi consiglio anche di aggiungere il blu oltremare. Così con questi 5 colori avrete veramente uno spettro molto più ampio di colori con i quali dipingere. Poi con il tempo, se vi piacciono i viola, aggiungerete dei viola. Se vi piacciono dei verdi, aggiungerete degli altri verdi. Ma lo scoprirete man mano che dipingerete, e quindi non acquisterete colori inutilmente, ma farete degli acquisti mirati e vi concentrerete più su quello che vi piace dipingere, sui colori che vi piacciono di più e che vi piace usare, che vi ritornano più utili per i soggetti che dipingete. Detto questo, vi ringrazio di aver seguito questo video fin qui. Fate un mi piace se il video vi è piaciuto, che ci aiutate a far crescere il canale. Consigliate questo video e il nostro canale ai vostri amici se pensate che i contenuti del nostro canale possano interessare, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!